Ancora una volta a Trieste, ancora una volta però dalla parte degli avversari, quali le sensazioni? Ah, stranissimo, perché è la prima volta che è una situazione nuova che non so come affrontare, nel senso che comunque quando sei un giocatore per tanti anni poi sai come più o meno come affrontare certe situazioni, anche se tornare a casa è sempre una cosa speciale che non si riscontra normalmente. Dall'assistente dall'altra parte, quindi seduto sulla panchina, è una cosa completamente nuova, anche se devo dire la verità, una volta cominciata la partita il tempo da dedicare a quello che possono essere le ragioni del cuore passa immancabilmente, perché comunque c'è da concentrarsi sul lavoro che si sta facendo, su quali sono i particolari dettagli della partita. Come sta procedendo questa avventura al fianco di un maestro come Faina? Nel corso della partita, proprio le sensazioni diverse tra il dirigere, l'orchestrare i ragazzi e l'essere in campo, quali le sensazioni? Ma è un mondo completamente nuovo, mi porto dietro delle cose sicuramente importanti dall'esperienza mia precedente, da giocatore, però questo è completamente diverso. Ho la fortuna di lavorare con un allenatore molto esperto che ha tirato su altri allenatori italiani, giovani allenatori, e questo mi arricchisce ogni giorno, perché ogni giorno apprendo qualcosa, ogni giorno ho la possibilità di imparare veramente da una... è una palestra nel vero senso della parola, perché con lui ci si dialoga spesso, sempre, e ci si svela spesso volentieri tanti segreti dal campo. Oltre a lui poi c'è la figura di Fadini, che è un general manager che ha portato giocatori in Italia del calibro di Buzzolino, Williams, Bullo, quindi un'altra persona che conosce molto bene la pallacanestro a 360 gradi, e questo non fa altro che portare acqua al mio mulino ogni giorno e quotidianamente. Allora, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un'altra seconda carriera ai stessi livelli della prima. Speriamo, grazie.